Tutte le alternative sono state prese in esame molto attentamente, ma con il tempo abbiamo capito che serviva una soluzione radicale, una diga come quella di Rotterdam, che però è molto visibile, o quella di Eastern Skeldo, o quella in Corea, tutte soluzioni forse altrettanto valide, ma più brutte, onestamente, poco adatte al paesaggio. Alla fine, la scelta cadrà sul Mose, una soluzione che si basa su un'idea tanto semplice quanto innovativa. Sul fondo del mare sarà appoggiata una gigantesca struttura di cemento armato su cui saranno incernierate le paratoie. Questi enormi scatoloni gialli rimarranno invisibili fino a quando non verranno riempiti d'aria e alzati per bloccare la marea, perché, come è noto, l'aria è più leggera dell'acqua. Siamo rimasti affascinati da questa idea geniale proposta dagli ingegneri italiani. Usare il principio di Archimede per alzare le barriere e spingere indietro l'Adriatico, bloccarlo in modo che non allaghi più Venezia. Prende il via il Mose, uno dei più imponenti progetti di ingegneria idraulica mai concepiti. 35 cassoni in cemento armato alti come palazzi di tre piani. 78 barriere mobili d'acciaio ancorate al fondale con 156 enormi cerniere. Eppure, oggi che i lavori sono quasi giunti al termine, si fatica a coglierne le dimensioni reali, perché queste gigantesche strutture sono in gran parte sott'acqua.